Chiaravalle in festa per nonno Domenico. Con la benedizione di Fra Domenico Moreno del convento dei Padri Cappuccini e con la presenza dell'esercito e degli amministratori locali, è iniziata così la festa per i 100 anni di nonno Domenico, attorniato dall'affetto degli amici e dei parenti. Oggi una tappa importante per il signor Macrì. Per lei che cosa rappresenta? Non è facile trovare persone a 100 anni con quella lucidità e con quei ricordi meravigliosi che possono essere da esempio ai nostri giovani. Rappresenta una tappa fondamentale, importante. Aver combattuto per difendere la patria, i confini, la libertà. Quanto è importante avere persone così come il signor Domenico, arrivate a 100 anni, lucide e ancora presenti nel raccontare la loro storia? È importante nei momenti in cui la vita è vissuta nella grazia del Signore. Se questa vita è vissuta in questa grazia, allora tutto diventa, tra virgolette, anche nei carichi, nei pesi, delle fatiche di ogni giorno, più semplice. Quindi questo penso sia importante. Vale per tutti noi. Si dice in un salmo, gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatiche e dolore. Passano presto e noi ci dileguiamo. Il Signore ci insegna ad avere una lunghezza di vita che non ha fine, è infinita, perché ci riporta alla vita eterna. Allora, se noi crediamo in questo, anche questo tempo pasquale che stiamo vivendo, che ci porta all'ascensione, no? Del Signore e al dono dello Spirito Santo che nutre e forma la vita, allora questo può essere, diciamo, un segno. Eliminare Cristo, eliminare il Signore, la fede di colui che si fida di noi, e questo ci rende più deboli. Ecco perché oggi forse si vive una vita un poco più difficile, fatta più di depressione, di repressione, e non si sa gustare la vita nelle piccole cose. Allora forse Domenico, nonostante che il Signore gli abbia dato questa grazia di poter arrivare a questo centenario, no? Questo genetriaco, trova anche la grazia in questo, anche nella fede. E quello è un sostegno importante. Oggi qui in rappresentanza dell'Associazione sulle note del tempo, ad onorare i 100 anni del signor Macrì, perché? Perché lo spirito della nostra associazione è quello proprio di esserci nella nostra comunità e riuscire anche a portare il nostro segno quando accade un fatto così importante che è ricco di memoria storica, come quello di un racconto di una grande persona che oggi con i suoi 100 anni racchiude tutta l'esperienza di una generazione che ha vissuto in pieno i valori della patria, lottare e difendere quelli che sono i sani principi di un'intera nazione, quindi dell'Italia. La nostra associazione è un'associazione culturale. Femminile, ci sono tante donne all'interno che in qualche modo quando sono venute a conoscenza che il signor Macrì Domenico compiva 100 anni, ma che non solo arrivava a raggiungere questo traguardo anagrafico, ma aveva dentro di sé da raccontare un'esperienza di vita che era quella del dopoguerra, che addirittura aveva vissuto 5 anni di prigionia. E che oggi raggiunge i 75 anni di matrimonio con la sua congiunta, in una società, quella odierna, che quasi a volte sembra essere staccata da questi valori, sembra non ricordare più quello che è accaduto quando un'Italia doveva essere ricostruita, e soprattutto che sembra essere scollata da quello che è il valore del matrimonio, dei legami sani della vita. E quindi noi ci siamo riunite e abbiamo detto perché no. Lasciamo una targa, partecipiamo a questa festa e portiamo il nostro contributo, ma soprattutto ci poniamo in una condizione di dialogo con il signor Macrì Domenico che ci racconta la sua vita e quindi ci può arricchire. La nostra comunità, la comunità chiaravallese, ha sicuramente bisogno di questi momenti, i momenti in cui si ritrova attorno alle positività.